una mostra che al di là del grande valore artistico e culturale ha anche una valenza sociale, lanciare un grido d'allarme, un monito all'uomo a non abbandonare l'arte, la cultura. Allora, è una mostra itinerante innanzitutto che partirà da Salerno, dalla provincia di Salerno, per poi arrivare, spero, in Europa. Già ho delle location che mi aspettano, quindi dopo la chiusura di Salerno ci sarà l'apertura dal 14 ottobre al 31 dicembre presso la Galleria Rosso Cinabro di Roma, per poi Milano, Udine, Treviso, Trieste e quant'altro. Ovviamente la vorrei portare anche in Europa. Il tema è un tema abbastanza importante, un tema a cui l'artista, a cui io tengo molto, l'abbandono della cultura da parte dell'uomo. L'uomo si è allontanato di gran lunga dalla cultura. La cultura è un elemento fondamentale dell'uomo, per cui io quello che ho lanciato, questo messaggio provocatorio affinché l'uomo si ravveda e continua a tracciare un percorso culturale tra cultura, arte e natura. La provincia apre le sue porte, le sue strutture a questa mostra, perché? Allora, io velocemente volevo dire che in questa mostra io valorizzo il lavoro, io valorizzo quello che sono e quello che facciamo come provincia, quindi accogliere Vincenzo Vavuso in Pinacoteca ci mette di fronte al dilemma quotidiano della perdita della cultura e della perdita della natura, quindi noi uomini tutti come esseri umani dobbiamo rivalutare, dobbiamo rimettere la cultura al primo posto insieme alla natura, quindi i libri non devono essere buttati, non devono essere dimenticati, così come il legno non deve essere buttato, non deve essere bruciato. Noi abbiamo il dovere come istituzione di conservare, valorizzare, far fruire tutto questo patrimonio. Quindi Vincenzo ci racconta e mi dice: dottoressa, lei deve fare questo, l'istituzione deve fare questo. Io chiaramente lavoro con una squadra, con un gruppo, da sola non potrei far nulla e devo ringraziare gli artisti che ci sollecitano quotidianamente ad intervenire e fare sempre di più. Quindi veramente un ringraziamento all'artista, la mostra è pregevole, sono dei pezzi veramente belli, quindi invito tutti coloro che vengono a Salerno in questi giorni a passare dalla Pinacoteca Provinciale e ammirare che è sempre aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.45 a visitare questa mostra, perché è veramente molto particolare, molto bella, un cromatismo molto segnato come è stato anticipato, quindi vi aspetto tutti quanti in Pinacoteca, grazie.